Buonasera a tutti dal vostro professore di vita, Enrico Capaci. Benvenuti in una nuova lezione di vita. Carissimi eroi, carissime eroine, oggi si parla di muscoli. Muscoli! Avete capito bene? Oggi si parla di aspetto fisico. Allora, sono qui con la mia storica maglietta della salute perché? Perché siccome si parla di aspetto fisico, siccome si parlerà anche di bellezza, era giusto e coerente mostrarvela la bellezza. Perché vi do una notizia, aprite la mente. Si può essere belli e attraenti anche senza essere pompati, muscolosi, ok? Mettetevelo nella zucca questo concetto. Quando io al mattino o alla sera mi guardo allo specchio, mi osservo, mi piaccio, sono soddisfatto di me, non mi vedo brutto, non mi vedo sgradevole, sono assolutamente contento di guardarmi. Nonostante io non sia muscoloso. Certo, se osservo un uomo muscoloso, non lo so che quell'uomo è più muscoloso di me, non è che affermo di essere muscoloso, ma semplicemente mi vedo attraente anche senza essere muscolosi. Questo è il primo concetto che voglio farvi capire, perché basta con questi concetti di bellezza stereotipati. Uno è bello, un uomo, se è tutto muscoloso. Vabbè, o culturista, ma anche se non è culturista, comunque definito. Tutto il resto non è bello. Oppure una donna è bella soltanto se ha il ventre piatto, se ha il sedere di un certo tipo, il seno sodo secondo certe forme. No, magari saranno anche belle quelle ragazze con quelle pance piatte, quei ragazzi muscolosi. Non tutti, alcuni, ma si può essere anche belli in modo diverso. Io stesso posso essere attratto da una ragazza che ha la pancia piatta, non è che dico no, la rifiuto perché mi fa schifo, no, mi pesa nel suo insieme, non rifiuto uno che ha la pancia piatta, ma non è una condizione necessaria. Cioè, l'attrazione, il vedere una persona piacente fisicamente è dato dall'insieme e non è il muscolo che rende bello. Non è la pancia piatta con la tartaruga che ti rende più bella. Anche perché ci sono degli uomini alti 1,40 m con facce orrende, tutti muscolosi, e vi do la notizia, rimanete brutti. Proprio se vogliamo parlare in maniera schietta. Questo ovviamente non significa che qualcuno vi deve prendere in giro, insultare. L'aspetto fisico non, in ogni caso, anche se l'insieme è piacente, non deve essere la cosa più importante della vita. Su cui fossilizzarsi, quindi deprimersi se si è brutti o sentirsi felici se si è belli. Non ha senso, anche perché tutte le persone esteticamente fortunate non sono affatto felici. Se fosse così, tutti i belli sarebbero felici, tutte le belle felici e tutti i brutti depressi. Non è così. Però oggettivamente ci sono delle persone più brutte di altre. E mi fa ridere che alcuni magari sono poco fortunati dal punto di vista estetico e si credono belli perché muscolosi. È pieno, eh! Poi non andiamo a parlare del carattere perché sennò mi viene da ridere. Questo è il primo punto. La cosa ancora più importante, ed è il motivo per cui faccio questo video, è quest'altro, sentitemi. Ho sentito spesso, da parte di alcune persone, questo discorso. Quando io ero giovane, quando ero adolescente, tutti mi prendevano in giro perché magari ero cicciottino, ero cicciotto, ero grasso, magari non ero super obeso, però ero grassoccio, oppure vedevo in giro perché ero magrolino, ero un chiodo, magari non riuscivo a sollevare dei pesi, non riuscivo a fare certe cose, se facevo botte con qualcuno perdevo sempre perché ero troppo grassido, oppure ero troppo goffo perché ero troppo grasso. Bene, adesso ho 25 anni, guardate che muscoloni che ho, guardate! Non sono più quello grassoccio o quel chiodo di prima. Ora guardate che fisico che ho. E fanno vedere magari come erano una volta e come sono diventati adesso. Tutti possono se vogliono. Questo prima e dopo come il male, il bene. Ce l'ho fatta. Una sorta di rivalsa per quelli che ti prendevano in giro. Ma rivalsa di cosa? Quelli che ti prendevano in giro erano dei coglioni che non avevano solo motivo di farlo. Quindi non è che devi ritenere. Devi farti un vanto che prima eri così, adesso sei cos'ha. Ma che soprattutto se questo vanto è perché adesso ti devono portare rispetto perché non sei più quel magrolino o quel grassoccio di prima. Ma che state a dire?
Certo, se con voi vi sentite meglio, va bene, ma è un fatto vostro privato. E vi devo sentire meglio semplicemente perché allo specchio o in giro vi sentite più tranquilli con voi stessi, vi sentite, diciamo, più a vostro agio. Ma non perché gli altri adesso non vi prenderanno più per il culo. Cioè, veramente, se uno vuole cambiare fisicamente, sotto ogni punto di vista, corpo o faccia, e lo fa perché così ha la percezione che gli altri non lo denigrino più, se lo fai per quello, non lo fai per te, lo fai per gli altri. Per te è qualcosa completamente di diverso. Poi io da qui aprirei una parentesi, perché quello che penso io è questo. L'autostima, l'autostimarsi, avere considerazione di sé, non dipende dall'aspetto fisico. Non dipende da quello. Quando una persona ha autostima, ha una bella considerazione di sé in generale come persona, anche se è brutta, non gliene frega niente. Sì, sarà consapevole di essere bruttino fisicamente, ma non gli pesa come cosa. Mentre chi ha poca autostima in generale come persona, ogni cosa è buona per deprimersi, per autogiudicarsi, per sminuirsi. Io no, non ho considerazione di me, mi vedo anche brutto e vivo male quell'essere brutto, proprio perché non ho autostima. Quando invece una persona è a posto interiormente, non in senso assoluto, però abbastanza a posto interiormente, potrà vedere anche che ha un difetto fisico, magari ha un po' di pancetta, magari ha un naso che non è bellissimo, poi dice pazienza, pazienza, sono a posto lo stesso con me, mi ammazzo per questo. Certo, qualcuno potrebbe dire, beh sì Enrico, questo vale per alcuni, però magari per quelli proprio brutti, 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 ci può essere la depressione per quello, magari la mancanza di autostima è proprio perché si abituati da sempre ad essere brutti, ma non credo che sia detto. E comunque non vale il contrario. Quelli belli, 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 evidentemente l'essere belli, 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 fisico, faccia, tutto, non basta a sentirsi bene con se stessi. È pieno di persone fisicamente stupende che sono sul loro del suicidio, che stanno malissimo, che si sentono tra l'altro anche brutte, perché non è che ci sono tante donne belle, uomini belli, che semplicemente hanno dei problemi interiori, stanno male con se stessi, debolezze nella vita. No, no, proprio anche dal lato estetico si vedono brutti e brutte. Cioè, sono persone fisicamente bellissime, che si vedono brutte non solo interiormente, ma anche fisicamente. Questo per farvi capire. E per quello io non sono tanto d'accordo. È massaggio, se ti rifai il naso, se ti rifai il seno, poi ti senti meglio con te stessa. Perché secondo me l'autostima non dipende, la considerazione di sé non dipende da come ti vedi allo specchio. Se tu hai poca autostima, stare male con te stesso sia che migliori fisicamente, sia che non peggiori. Sia che ti rifai, sia che non ti rifai. Se invece stai bene con te stesso, non è un vuoto d'amore dentro, non è un grosso problema che tu sia bello o un po' bruttino, accetti quel tuo essere bruttino. Io vi parlo di me, io, beh, caratterialmente mi sento una stupenda persona, fisicamente mi sento carino, non belloccio, non un figo, normale, carino, mi sento fisicamente, però magari penso di avere un naso magari un pochettino grande, un pochettino curvo, non è certo la parte che preferisco il naso. Però contemporaneamente penso di avere delle belle labbra, dei begli occhi. Penso di avere delle belle gambe, ma per esempio, qui brutte queste ossa qui che sporgono. Ma le cose che vedo bruttine non mi deprimono. In parte perché ho comunque delle labbra belle, degli occhi belli, mi vedo un viso abbastanza gradevole. Ma in parte perché comunque sto bene con me stesso. Certo, qualcuno potrebbe dire, beh, non avrai un naso che è un granché, non avrai un fisico da paura, però non sei brutto, sei comunque normale, caruccio, grazie al cavolo che stai bene con te stesso. Se fossi orripilante fisicamente da testa ai piedi, non ti basterebbe l'autostima che hai per altre cose. Non lo so, non posso dirvelo, non ho la riprova a ragionare a sé, però posso dirvi che io sono consapevole fisicamente dei miei punti forti, labbra, occhi, altezza, e sono consapevole delle cose che magari sono meno belle. Ma quelle cose meno belle non mi ossessionano e non mi ossessionano proprio perché io sto già bene con me stesso. Se avessi delle carenze interiori, vivrei molto peggio questo naso, un fisico non perfetto, e a tutti i costi vorrei attivarmi per. Poi è chiaro che quando magari sei molto sovrappeso, sei molto rachitici, è giusto attivarsi per migliorare la propria salute. Lì non è più bellezza, è salute. Attività fisica è salute. Ma attività fisica per la salute a quel punto è anche correre, non è semplicemente attività per muscoli, è un'attività anche di corsa, di fitness in quel senso lì. Per non fare una vita sedentaria. Anzi, se uno fa muscoli, pesi e basta, è vita sedentaria. Se uno sta seduto e fa muscoli e basta, in
in una panca, è vita sedentaria, perché non cammina, non corre, quindi non... l'attività fisica deve essere anche, se manca la parte di corsa, di no, non so se si chiama anaerobica, aerobica, ora non voglio parlare di questo, senza entrare nel tecnico, non c'è neanche la parte della salute, la cosa importante è la salute ovviamente, ma è ovvio, è ovvio. Quello sì, per il resto uno può dire, beh, però può migliorarsi per sé come sfizio proprio, perché magari faticare, dei sacrifici per poi vedere il proprio corpo che si trasforma, può essere qualcosa di importante. Sì, ok, ma non per trovare la felicità e il benessere interiore. Vi assicuro, se voi siete magri o grassi e lottate per diventare muscolosi, fatelo, se è un vostro sfizio. Sfizio se è solo cosa estetica, invece salute, se è una cosa salute, in quel caso va fatto. Ok, io sto dicendo, per la salute va fatto, non è uno sfizio, è proprio per la vostra salute, per il vostro benessere. Se è uno sfizio estetico, siete già comunque non normale attività fisica, però non siete muscolosi, volete però quei muscoli perché con quei sacrifici volete il corpo che si trasforma. Se veramente per voi è il vostro sfizio, fatelo pure. Alla fine diventa anche una passione. Però non pensate che quello vi farà stare meglio interiormente. Non è che in quello si trova la felicità e non deve diventare tutto della vostra vita, altrimenti non va bene. Non vi illudete che se state male con voi stessi, migliorando fisicamente starete meglio. Non è così. Ve lo assicuro che non è così. Se poi starete male lo stesso, ve l'avevo detto, eh? Fatelo, ma non pensando che lì troverete l'autostima. Ok? Dopo qualcuno può dirmi, ok, però uno che ha poca autostima deve accettare questa realtà, no? E magari se si migliora il naso, si rifà le tette, almeno ha un motivo in meno di paranoia. Non è così. Perché vi assicuro che siccome il problema è alla base, è dentro. Una volta che hai fatto le tette, c'è qualcos'altro che non ti piacerà. Ed ecco che nasce il fenomeno delle persone che continuano a rifarsi, occhi, tette, zigomi, tutto. E anche una volta che hanno fatto tutto, sono ancora insoddisfatte. Proprio perché dovete risolvere, trovare un equilibrio dentro di voi e riuscire ad apprezzarvi in generale, dipende dall'aspetto fisico. Poi io non lo so se fossi bruttissimo, obeso, strabico, orribile, stesso carattere. La penserei così o no? Non posso dirvelo, ovviamente, non posso dirvelo, ma però non ha senso neanche discutere perché se fossi completamente diverso esteticamente avrei avuto magari anche un vissuto diverso, perché diverse persone si sarebbero approcciate a me, alcune in modo diverso, quelle avrebbero cambiato altro, e quindi oggi potrei essere diverso in un senso o nell'altro, potrei assolutamente essere più sicuro di me ancora di più, oppure non essere, secondo me non dipende da quello. Io credo che ci possono essere persone bruttissime fisicamente che stanno bene con loro stesse. E persone bellissime fisicamente stupende, da 10, che stanno male. Quindi non credo che cambierebbe tanto. Certo, io posso dire, guardandomi allo specchio, questo non mi piace, questo mi piace, ma questo sì, questo sì, questo sì. Se fosse tutto brutto non potrei dirmelo. Però baserei appunto ancora di più la mia autostima su altro. Perché non esiste un'autostima per il corpo, un'autostima per la persona. L'autostima è unica. Ed è in generale per la considerazione che tu hai di te come essere umano. Il corpo alla fine è un involucro. Non puoi pensare che la tua felicità dipende dalla forma del tuo corpo. Non scherziamo. La salute invece è più parte integrante di quello che tu sei, perché se stai male fisicamente poi ne risenti anche tu. Quindi l'essere in salute e attivarsi per essere in salute è quello già più importante. Bene, ho parlato molto a braccio di questo argomento. Nei commenti ditemi se c'è qualcosa che vi ho detto che vi ha colpito, ditemi se siete d'accordo, ditemi su cosa non siete d'accordo. Aspetto il vostro pollice in su, aspetto la vostra iscrizione se ancora non siete iscritti e ci vediamo domani con una nuova lezione di vita. Eroi ed eroine, siete arrivati fin qui sì o no? Spero di sì. Ciao. Telecomando, giusto. Ciao.